Passione Montagna, la trasmissione dedicata alle montagne della Lombardia, ci porta oggi in provincia di Lecco alla scoperta della Val Sassina e dei piani di Bobbio. La Val Sassina si divide in due parti, l'altopiano che ha vocazione strettamente turistica dei comuni di Barzio, Cremeno, Moggio e Cassina, e la parte diciamo del fondovalle che ha più vocazione diciamo artigianale. L'altopiano vive due periodi fondamentali di turismo: il turismo invernale legato alla stazione di Bobbio e il periodo estivo legato praticamente alle seconde case, al turismo diciamo per sfruttare la nostra valle. Questi due turismi, diciamo, noi vogliamo, come amministrazione vogliamo cercare di ampliare questi periodi qua, perché il periodo invernale è concentrato su pochi mesi, così come anche quello estivo. Però il nostro intento come amministrazione, ma non solo il nostro intento, ma anche del tutto l'altopiano, quello appunto l'altopiano che ha vocazione turistica, l'intento è di ampliare il periodo di fruizione del nostro territorio, perché il nostro territorio non è solo estate, quindi che si sta bene al fresco, o inverno che si scia. Il nostro territorio va scoperto un po' con le passeggiate, col trekking, con l'alpinismo, perché offre tutte queste possibilità qua al nostro territorio, ed è questo il nostro intento come amministrazione che stiamo facendo. Stiamo cercando di fare attività e investimenti proprio per ampliare questo turismo, perché sennò la valle vive solo di periodi sporadici e noi vogliamo cambiare un po' questa, diciamo, questa tendenza. Barzio su 1300 abitanti d'altopiano non arriva a 5000, però durante l'estate solamente Barzio arriviamo a più di 10000 persone nei periodi d'oro. Noi stiamo cercando di rifar tornare questa tendenza a riscoprire il territorio, perché fra tutto l'altopiano piano arriveremo forse sulle 30.000, 35.000 possibilità di seconde case, e questa è una tendenza che vogliamo praticamente riportare in auge. Insomma. Io sono originario, sono nato a Barzio, uno dei pochi ancora nati a Barzio, sono andato via per lavoro, sono stato via parecchi anni per lavoro, però sono tornato a Barzio, perché quando ti entra dentro, quando vivi in un posto ci torni, si vive bene, almeno io ovviamente sono di parte, però è così, si vive bene. Infatti stiamo assistendo, diciamo, a un po' al discorso della riscoperta delle seconde case, perché le seconde case è stato un periodo che praticamente sono state un po' abbandonate, grazie un po' al discorso della pandemia, al fatto che non si poteva, diciamo, uscire dalla Lombardia. Questo ha fatto sì che praticamente tanti proprietari di seconde case riscoprissero il nostro territorio, e questa riscoperta stiamo vedendo che sta permanendo anche oltre la pandemia. Questo perché? Perché molto probabilmente ha scoperto che questo territorio può dare di più, e dà molto. Stiamo scoprendo anche che alcuni giovani stanno riscoprendo anche i mestieri, diciamo, quelli un po' più umili, quelli legati alla montagna, perché per fortuna sta tornando di moda anche questo tipo di attività. Riscoprire la montagna, i paesi tranquilli, dove si vive bene, dove esci la sera, non c'hai problemi, passeggi, tranquillo. È diverso, la città è una cosa, la montagna è un'altra. Vi invito comunque a scoprire e tornare a riscoprire la montagna. I piani di Bobbio in Val Sassina è una delle località più note, più conosciute e più frequentate. Certo, qua noi in Val Sassina la nostra società gestisce quattro stazioni con le funivie, quindi Piani d'Erna, Piani d'Artavaggio, Piani di Bobbio e Piani delle Vetulle. Piani di Bobbio sono la zona più strutturata, siamo a 1600 metri d'altezza, raggiungibili con la telecabina in un attimo, in un soffio. Abbiamo la fortuna di essere vicinissimi alle grandi città, in un'ora d'auto da Como, molto meno da Lecco o da Milano si arriva qua ai Piani di Bobbio, e la fruibilità dell'area e della montagna è veramente semplice. In inverno ma anche in estate? Specialmente in inverno ma anche in estate ci stiamo strutturando e abbiamo investito molto per riuscire a destagionalizzare e ad offrire un'esperienza estiva che possa competere anche con l'invernale. Quindi biciclette, percorsi da trekking, la buona cucina dei nostri rifugi. Sono già anni che noi investiamo anche sulla parte estiva, è una specie di allungamento della nostra stagione. L'estivo ai Piani di Bobbio e in generale in montagna offre delle esperienze che sono
fantastiche per chi dalla città si vuole spostare qua in montagna da noi e godere delle nostre bellezze. Grazie alla funivia è possibile salire in quota, dove ovviamente si gode di un paesaggio davvero unico. Abbiamo un parco giochi per i bambini, abbiamo dei percorsi di trekking fantastici e l'ottima cucina dei nostri rifugi. La montagna è molto apprezzata nei periodi invernali, ma ora sta vivendo una nuova vita, una nuova riscoperta anche per quanto riguarda quello che è il periodo estivo. Esatto, noi proprio su questo ci siamo impegnati per portare avanti delle progettazioni dove diamo sviluppo a percorsi sia per turisti sia percorsi a piedi che in bicicletta, in e-bike. Abbiamo un finanziamento di oltre 6 milioni su un percorso in quota che è stato denominato Transorobiche, dove andiamo a recuperare delle vecchie strade, delle vecchie mulattiere, andiamo a realizzare dei piccoli tratti di collegamento nuovi, dove andiamo a collegare quella che è la Valtellina con tutto il nostro territorio. Raggiungiamo il Legnone, il Legnoncino, la Valvarrone, arriviamo a Biandino, da Biandino arriviamo a Bobbio, da Bobbio a Artavaggio, Artavaggio Culmine, Culmine Morterone, poi diciamo sforiamo, andiamo in Val Limagna e raggiungiamo Sant'Omobono Terme. Il futuro è dettato dalla chiave sostenibilità. Stiamo realizzando un progetto, e anche qui, ancora grazie a Regione Lombardia, un progetto anche qui circa di 6 milioni di euro, dove andiamo a realizzare tutta una struttura che lavora sulla filiera del legno, perciò recupero dei versanti, perciò andiamo a recuperare i boschi che ormai sono in disuso e non più sfruttati, e creano problemi di dissesto idrogeologico, frane, smottamenti. Perciò partendo proprio da questo recupero dei boschi arriviamo a realizzare una filiera completa dove proprio qui nella nostra zona andremo a realizzare un impianto per realizzare del biocombustibile che va ad alimentare poi caldaie. Adesso per esempio noi in Comunità Montana abbiamo una caldaia che funziona a cippato, perciò partiamo dalla pianta e produciamo calore dandola in questo caso. Completiamo la filiera, in più diamo lavoro ai nostri giovani che sono appassionati comunque di queste attività. Proprio recuperare le nostre risorse, e in questo caso sulla filiera del legno, ma non da ultimo c'è anche la filiera del tiro caseario, cioè la nostra Valsassina è comunque una zona dove è nata la lavorazione del latte, del taleggio, e vogliamo andare anche in questo caso a dare una mano ai giovani per poter mantenere aperte quelle che sono le piccole attività che abbiamo. Tu sei un giovane che ha deciso di lavorare in montagna. Esatto, ormai è 15 anni che gestisco rifugio all'arrivo della funivia dei piani di Bobbio e non tornerei più indietro. Io arrivo dalla città e ho fatto questo passo 15 anni fa e non la cambierei per niente al mondo. Da dove vieni? Io sono i primi 20 anni li ho passati a Torino, ho studiato lì e poi mi è sempre piaciuta la montagna, soprattutto d'inverno, adesso ho iniziato ad apprezzarla anche d'estate e sono riuscito a fare di quello che mi piaceva, il lavoro, e sono felicissimo, adesso ho fatto famiglia e non me ne vado più dalla Valsassina. Il fatto di non avere un semaforo in Valsassina, il fatto di non dover impazzire a cercare parcheggio, il fatto di entrare in un bar e trovare la famiglia, il vicino, salutarsi e conoscerci, non lo cambierei con niente al mondo. I tempi, i rapporti sono totalmente diversi. A Torino, nel palazzo dove abitavo io, forse conoscevi il vicino di Pianerottolo, quello del piano di sopra, sapevi come si chiamava di cognome perché lo leggevi nella buca delle lettere, ma non sapevi cosa faceva, non mi piace.
Con il tuo lavoro sicuramente ti capita di incontrare giovani come te. Ti capita mai che ti chiedano perché hai scelto la montagna per vivere? Mi è capitato, ma i ragazzi che frequentano la montagna riescono a capirlo subito il perché della mia scelta. Senti, in questi anni hai visto un cambiamento? C'è stato un riavvicinamento dei ragazzi alla montagna? Sì, dai, devo dire di sì. Sembra assurdo, ma il Covid comunque, la voglia di libertà, la voglia di stare all'aperto, secondo me sta crescendo. Anche l'anno scorso, nonostante la stagione invernale, le condizioni neve non siano state fantastiche, ancora magari abbiamo portato lo strascico ancora di Covid, devo dire che c'è stata una buonissima affluenza, la gente aveva voglia di stare in giro, e anche quest'estate, una giornata come oggi, si può capire subito anche dal centro di Varzio che la gente ha voglia di passeggiare, di mangiare un gelato, di stare all'aria aperta. In Valsassina, a Moggio, vive Erminio Locatelli, classe 1926, definito l'ultimo maestro comacino. Lei è stato definito l'ultimo maestro comacino. Che parole grosse! Lei è diventato noto, si è fatto conoscere per le sue chiese romaniche, realizzate completamente a mano, fedeli riproduzioni della realtà. Quando è nata questa passione? Ma, diciamo, 20 anni fa ho cominciato a farne una. Ho fatto il famoso piccolino lì, come si chiama. Ho visto che sono riuscito bene e mi sono più fermato. È partito dalla chiesetta di San Fedelino, sì, sul lago di Mezzola. Sì, la chiesetta di San Fedelino. E da lì non si è più fermato. Non si è più fermato, non ho più perso tempo, diciamo. Sono sempre andato avanti a farle con grande passione e anche soddisfazione, via. Ecco, una passione che ha raccolto anche tanta approvazione, tanto apprezzamento da parte del pubblico. Certo, certo. Sì, sì. Vedo che la gente li apprezzano molto. Si vede che sono fatte anche abbastanza bene, insomma, via, queste opere. Ecco, qual è la sua storia? Ma io ho sempre lavorato qui per un negozio di macelleria, salumeria, gastronomia, eccetera. Poi a una certa età ho smesso, ho cominciato a fare una chiesetta e ero giù a Varzio e c'era una rivista e c'era questa chiesettina dell'Alta Valtellina, e sono andato su, ho cominciato a fare quella lì e da lì non mi sono più fermato, sono sempre andato avanti a farlo. Ogni momento io che avevo disponibile creavo qualcosa di chiesette, insomma, via. Sono arrivati anche dei riconoscimenti per la sua opera? Sì, come no, delle grandi soddisfazioni, delle grandi soddisfazioni, tanta gente li ha visti, li hanno apprezzati. A me sembra che è anche una soddisfazione, insomma, via. Dove trova i materiali che utilizza? Ma io andavo tanto in Valtellina, e in Valtellina lì lavorano le piode, mica le piode, tutti questi sassi, e lì trovavo questi sassi che poi li portavo giù e trasformavo nelle chiese. E lei da qui non si è mai spostato? No. Ho girato un po' anch'io il mondo, sì. No, per quello. Poi l'Italia l'ho girata bene, su e giù con la macchina. Poi alla fine però è sempre tornato qui. Insomma, qui è dove sono nato, è dove vivo, ho vissuto. E dove vivono anche i suoi figli? E vivono anche i miei figli. Ci fermiamo per una breve pausa, a tra poco con la seconda parte di Passione Montagna.
Dopo il boom degli anni 60, la Valsassina sta vivendo una nuova stagione d'oro. I turisti stanno tornando su queste montagne non solo in inverno, ma anche durante il periodo estivo. Un territorio a forte vocazione turistica che però può contare anche su una solida economia locale. L'economia locale si può contare anche sul fatto che ci siano anche delle piccole imprese artigiane che riguardano i settori dell'assistenza, elettricisti, bianchini e tutto l'indotto che gira intorno al paese. Il turismo chiaramente crea questo indotto che uno supporta l'altro. Poi anche la valle appunto, che ci sono altre imprese che danno lavoro, una cosa supporta l'altra. Usciamo da un momento, spero che stiamo uscendo da un momento di crisi anche proprio causa Covid, adesso causa guerra, e non dobbiamo per esempio lasciarci andare, anzi so di certo che ci sono tante imprese che stanno cercando personale, perciò ragazzi datevi da fare e andate a lavorare. La riscoperta della montagna passa anche dal saper preservare il suo territorio. Certo, la grande soddisfazione è vedere i territori, purtroppo all'abbandono, abbandonati, recuperare vita e quindi con la possibilità di produrre energia buona, energia utile. E questo l'abbiamo fatto sino a 1400 metri e più di altitudine, cosa che non è esattamente semplicissima. Per questo ricorriamo spesso ad antiche varietà o comunque varietà adatte allo scopo e che consentono di produrre benissimo, per esempio, il lampone delle grigne. Non a caso nel nostro dialetto, ci ho studiato parecchio prima di fare questo lavoro 40 anni fa, il dialetto riporta che queste coltivazioni esistevano da sempre. I lamponi vengono chiamati grigna pom, letteralmente le mele della grigna. Siamo partiti con piccoli frutti, un lavoro che abbiamo fatto con l'Università di Torino, sono diventati poi frutti dimenticati, successivamente erbe officinali e adesso siamo sugli ortaggi biologici. Posso dire che questo progetto è denominato Progetto 2000, annovera oltre 10 aziende solo qua, ma ne abbiamo fatto un po' dappertutto e tutto questo ha portato comunque a un entusiasmo. Sempre però, cosa che raccomando, studiando bene quanto si va a fare, conoscendo bene il mercato, fondamentale. Qui abbiamo dei mirtilli giganti, penso si commentino da sé nella dimensione. A differenza del nero che cresce spontaneo nel bosco e non si coltiva, arriviamo a ribes rossi, a ribes neri, a ribes bianchi, a ribes nero con tutte le sue caratteristiche importanti dal punto di vista fitoterapeutico e non solo, anche del gusto che è tutt'altro che deprezzabile. Poi abbiamo delle vecchie varietà antiche di lamponi. La riscoperta dell'agricoltura sta riavvicinando anche i giovani a questa attività? Senza dubbio. Ho delle cooperative a quali ho contribuito nella nascita, nella crescita e che si impegnano molto e con dei buoni risultati. Chiaramente non vi nego che ci voglia una passione di fondo, fondamentale, non ti inventi nulla, devi veramente conoscere l'argomento, ok? Però parecchi giovani ci sono avvicinati, ma veramente tanti. Thank you.
La riscoperta della montagna passa anche attraverso una sinergia tra le istituzioni. È evidente che quando l'istituzione è vicina non a parole ma coi fatti al territorio, gli effetti si vedono. L'abbiamo visto nel periodo del lockdown, periodo buio pesto, eppure grazie anche all'aiuto che Regione Lombardia ci ha dato, diciamo che quello che può venire a livello di luce è forse maggiore rispetto a quello che c'era prima. In Valsassina una delle località principali è quella dei Piani di Bobbio. Sì, sì, infatti diciamo che sul podio delle stazioni sciistiche lombarde è terza, è sul podio, perché dopo Livigno, dopo Tonale e Ponte di Legno c'è la realtà Bobbio, che chi ci ha creduto e chi ha investito, insomma, delle soddisfazioni, arrivare terzo di sicuro c'è. Devo guardare avanti e potrebbe anche migliorarla la posizione. C'è la parte invernale, ma c'è anche la parte estiva. E l'estate è una scommessa che possiamo pensare anche di, non dico di vincere, ma di metterci in buona posizione. Dico questo perché è stato finanziato un progetto molto importante, che sono le transorobiche, che in buona sostanza collegherà Bergamo a Sondrio. Sono investimenti importanti che sicuramente, da quando li farai, riuscirai a trovare un riscontro. Guardando al futuro, quello che possiamo dire, ripeto, con la vicinanza di Regione, questo player importante, c'è tanta carne che bolle in pentola, tanti progetti sono anche magari datati, ma sono ancora attuali, e davanti ci sono progetti che possono fare la differenza, ma soprattutto sono progetti che servono a far tornare quell'attrattività della montagna, che in un momento come questo è quello che fa la differenza. Noi guardiamo avanti anche con fiducia. Faccio un esempio, c'è la questione della viabilità, ok? La strada che attraversa la valle è l'alternativa, per esempio, alla statale 36. Ecco, investire su quello vuol dire anche magari poi aiutare non solo il territorio della valle, ma anche l'altro territorio della provincia. Regione è riuscita a trovare, facendo uno sforzo enorme attraverso la provincia, i soldi per fare un'importante struttura che possa tagliare un pezzo di strada, che è quello dove fa un po' tappo. Quindi io posso solo dire, sempre per il ruolo che compete, che secondo quello che possiamo dirlo chiaramente, che la Regione c'è stata, c'è, ma sono sicuro anche che ci sarà. Passione Montagna dalla Valsassina termina qui. Ci vediamo al prossimo appuntamento alla scoperta delle montagne della Lombardia.